siamo a San Felice Circeo. Adesso partiamo per andare a Latina per fare iniziare la sperimentazione del vaccino Reitera. Ho scoperto, grazie a questo dottore che ho sulle mie amicizie su Facebook, via libera per la fase 2-3 al Santa Maria Goretti, e ho chiesto se potevo far parte della sperimentazione. La mattina dopo sono stata contattata proprio dall'ospedale, dal reparto di malattie infettive. Mia madre è dal marzo dell'anno scorso che io la sento soltanto tramite telefono. Per me non vedere mia madre da un anno e mezzo per questo Covid mi pesa talmente tanto che vado più convinta di prima. Ci aggiorniamo dopo. Abbiamo accolto i primi 5 volontari che faranno la prima dose del vaccino. Abbiamo ricevuto tantissime candidature, più di 400. Di questi 400 abbiamo selezionato i primi 50. Quanto è importante avere un vaccino nostro, italiano? Direi molto importante. Questo ci permette di ridurre, di abbattere tutte le problematiche che sono legate al trasporto e alla produzione in altro luogo. Sarebbe un vaccino a chilometro zero. Si potrebbe subire la somministrazione di un placebo o mezza dose di vaccino o la dose intera. Per cui a distanza di 21 giorni ci rivedremo, e se verrà somministrato oggi placebo subirà nuovamente placebo, mezza dose di vaccino, l'altra metà dose, la dose intera invece soltanto placebo a 21 giorni. A posto. Fatto. Sì, tutto a posto. Ecco, sto tornando in macchina a casa. A dopo, ciao. Elisabetta, com'è andata? Benissimo. Abbiamo fatto prima la visita generale, il prelievo del sangue, il tampone molecolare, e poi abbiamo fatto il vaccino. Ci hanno dato questo kit con un diario che dobbiamo segnare se abbiamo febbre o qualsiasi dolore, cefalea. Mi auguro che tra le 5 persone che siamo state oggi mi sia stato iniettato il vaccino proprio, non il placebo. Allora, abbiamo raccontato la storia di un